Quindi possiamo tranquillamente dire, ragazzi, che il lavoro di Conte si sta vedendo sempre di più e bisogna completare l'opera col mercato, ragazzi. Devi prendere la punta, devi prendere un esterno destro. Buon pomeriggio, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi siamo qui per commentare Napoli-Brest 1-0. Allora, partiamo subito, ragazzi, senza perderci in ulteriori chiacchiere. Vi ricordo soltanto l'iscrizione al canale, mi raccomando, è totalmente gratuita, e poi attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, cominciamo. E questa è la formazione che scende in campo nel primo tempo. Confermato il 3-4-2-1 con Meretti in porta. Buongiorno, braccetto sinistro, Rachmani al centro. Di Lorenzo per la seconda volta consecutiva, braccetto destro. Spinazzola a sinistra, Lobotka e Anghissa al centro. Mazzocchi a destra, davanti Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. Allora, la partita diciamo che non parte proprio benissimo. Ci sono i primi 7-8 minuti dove il Napoli impreciso, un po' impacciato, male. Ecco, ci siamo partiti male. Il primo tiro, diciamo che arriva verso il sedicesimo minuto con Politano, però va fuori la porta. Abbiamo poi una traversa di Spinazzola al ventunesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Spinazzola poi farà anche un altro tiro che però verrà parato dal portiere, che se non sbaglio si chiama Bizot. C'è un altro tiro a giro di Kvara che viene parato dal portiere. E poi la partita si sblocca verso il finale del primo tempo, al 42esimo, con Mazzocchi che mette questo traversone leggermente alto per Raspadori. E ragazzi, lasciatemelo dire, Raspadori fa un gol alla Mertens, perché quelli sono i classici gol che avrebbe fatto Mertens. Spalla alla porta, controlla col destro, si gira in un fazzoletto e va al tiro col sinistro. È stato un gol bellissimo quello di Raspadori, che però diciamo che sì, è stato schierato punta, però diciamo che è stato molto isolato. Raspadori punta, secondo me, non sarà una soluzione che Conte adotterà durante l'anno, perché comunque è proprio l'opposto di quello che sarebbe il centravanti tipico di Conte. L'identikit del centravanti è Lukaku. Raspadori è l'esatto opposto. Secondo me lo ha messo più che altro per dare un segnale alla società, cioè muovetevi con Osimhen perché mi serve Lukaku. Io così l'ho letta. Però il gol è stato clamoroso, ragazzi, quello senza ombra di dubbio. Questo è successo nel primo tempo. Sicuramente le gambe sono andate molto più lisce rispetto alle ultime uscite. Sul piano fisico il Napoli sta crescendo molto. Vedo dei miglioramenti anche dal punto di vista della fase di sviluppo e di rifinitura. Questi esterni di centrocampo che praticamente si allineano sulla linea dei trequartisti. Poi voglio un attimo soffermarmi sulla difesa, ragazzi, perché secondo me questo terzetto sarà alla fine quello titolare. E faccio un semplice ragionamento. Allora, Di Lorenzo è il capitano, quindi deve giocare. Così come deve giocare Rachmani, perché è uno dei leader, e così come deve giocare anche Buongiorno, perché tu comunque, se spendi 35 milioni e ce ne hai un quinquennale da 2 milioni e mezzo a Buongiorno, cioè lo devi far giocare, ok? Io penso che sarà questo lo schieramento di base che adotterà Conte. Di Lorenzo braccetto destro per la seconda volta messo lì, e diciamo, ragazzi, che se tu per la seconda volta consecutiva metti Di Lorenzo braccetto, allora quello non è più un esperimento, ma penso che sia un'idea che sta andando sempre più concretizzandosi. E a quel punto Rachmani giocherebbe soltanto al centro, perché Rachmani braccetto sinistro, secondo me, lo mette un po' in difficoltà. Di conseguenza, Buongiorno deve scalare a sinistra, cosa che ha fatto al Torino, perché quando Schurz era ancora integro, Buongiorno faceva il braccetto sinistro. Poi, ragazzi, è ovvio che il terzetto di difesa può variare in base alle partite. Mettete caso che giochiamo, per esempio, in casa contro il Lecce, contro in generale squadre che devono chiudersi dietro e provare a ripartire, quindi devi giocare partite in cui tu sei il favorito e devi dettare legge. Allora lì potremmo magari vedere un Napoli un po' più, tra virgolette, offensivo. Quindi magari metti un Di Lorenzo a braccetto, metti magari un Olivera a braccetto in contemporanea e metti degli esterni molto offensivi. Quando, per esempio, invece devi giocare, che ne so, in trasferta
contro la Juve, contro il Milan, o in generale partite dove comunque non sei così certo di portare a casa la vittoria, allora lì penso che vedremo un assetto un po' più conservativo. Quindi, per esempio, un Rachman in braccetto destro, un Buongiorno centrale, a sinistra magari metti un Olivero, un Nathan, e metti Di Lorenzo esterno destro che ti può dare un po' più di sicurezza anche dietro, ok? Quindi molto dipenderà anche dalle partite che vai a giocare. Però secondo me di base Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo è lo schieramento diciamo, di base che andrà ad usare Conte. Questo tipo di configurazione apre a un problema che avevamo già discusso nel video con Legnazia, cioè l'esterno destro, perché con tutto il bene Mazzocchi mi va bene come riserva, così come mi va bene come riserva Zerbin, ma fare tutto l'anno con la coppia di esterni destri formata da Mazzocchi e Zerbin, sinceramente no. Quindi lì va fatto un innesto, va fatto un acquisto il più velocemente possibile. Di Lorenzo braccetto destro, ragazzi, perché? Perché lo ribadisco, ripeto un po' quello che ho detto contro Legnazia, cioè Hermoso perché serviva? Perché Hermoso sapeva impostare. Con il non arrivo di Hermoso, l'unico che secondo me è capace di impostare e che ha qualità nei piedi è Di Lorenzo. Ok? Quindi per me Conte mette Di Lorenzo braccetto perché ha bisogno di un giocatore che gli aumenti la qualità innanzitutto in difesa e poi perché gli permette di giocare dal basso. Fosse arrivato Hermoso, molto probabilmente Di Lorenzo avrebbe giocato esterno destro. Va preso un esterno destro a tutti i costi e va preso under perché Mario Rui non si muove, Caiust non si muove, Osimhen stiamo aspettando. Si sta parlando di Khedira che forse va al Tolosa, però a oggi in uscita sembra esserci solo Gaetano, quindi lì va preso per forza un under 22, altrimenti non potrebbe giocare. Poi per quanto riguarda gli esterni, ragazzi, Spinazzola è arrivato subito, si è messo in mostra, sempre in palla, è al top della condizione, secondo me. A oggi è il titolare, anche perché la sua riserva è un Mario Rui che a mio avviso ieri molto molto scazzato, molto molto svogliato, probabilmente ha capito che non fa parte dei progetti di Conte e quindi potrebbe essere per quello, però se oggi la riserva di Spinazzola è Mario Rui, gioca Spinazzola. Lobotka gli sta bene, li vedo sempre più in crescita. Mazzocchi, ripeto sempre le stesse cose, cioè ci mette tutto, ci mette l'anima, però a livello di qualità quello è. Davanti Politano mi è piaciuto, ragazzi, Politano sta crescendo anche lui di condizione, è sempre in palla, sta facendo un precampionato a mio avviso buono, non mi è dispiaciuto, così come non mi è dispiaciuto Kvaratskhelia. Raspadori, ragazzi, lo ripeto, l'ho visto molto isolato, non è il centravanti che secondo me vuole Conte, e lo ripeto, per me lo ha messo lì per dare un segnale alla società, per dire muovetevi con questa trattativa per Osimhen. Raspadori, ragazzi, secondo me, sapete dove lo vedo bene? Io lo vedrei molto bene come seconda punta in un attacco a 2. Se fai il 3-5-2 con Raspadori seconda punta e vicino un Osimhen o chi per lui, un Lukaku, lì ce lo vedo benissimo, come ce lo vedo bene nei due dietro la punta. Ecco, io fossi io l'allenatore, farei Kvaratskhelia e Raspadori dietro la punta. Lo metterei nei due dietro la punta, oppure seconda punta in un attacco a 2. Noi non faremo un calcio alla Spalletti. Ci fosse stato uno Spalletti, Raspadori punta poteva anche andare bene, ma nel calcio di Conte l'attaccante deve fare sportellate, deve essere fisicamente pronto per duellare, deve spizzare i palloni, deve ricevere questi lanci dalle retrovie, deve proteggere palla, far salire la squadra. Queste cose Raspadori non le può fare, ok? Quindi Giacomino punta è assolutamente da escludere, secondo me. Poi se Conte cambia tutto così d'un tratto, il modo di giocare è un altro discorso, ma non credo che succederà. Napoli, secondo tempo, lo ricomincia con gli stessi 11 del primo tempo, molto probabilmente perché in questo modo si prende il ritmo partita, visto che sabato prossimo inizia la stagione. Nella prima parte del secondo tempo, diciamo che parte meglio il Brest, che c'è questa occasione di testa dove poi c'è la parata di Meret. C'è Kvara verso il 57esimo che va vicino al 2-0, arriva al limite dell'area, c'è questo scambio con Spinazzola, tiro a giro e palla sul palo.
Verso il 65esimo abbiamo i cambi, che sono questi qui. Quindi Caprile in porta, Nathan, Juan Jesus e Di Lorenzo in difesa, Mario Rui, Caiusto, Florunzo, Zerbina a centrocampo e davanti Kvara, Angonge, Gonghe e Simeone. Dopo i cambi diciamo che la partita, almeno dal punto di vista offensivo, è andata a scemare, però abbiamo potuto vedere un po' la fase difensiva. Abbiamo visto un Brest che in più di un'occasione ha provato ad attaccare. E qui ripeto quello che avevo intravisto nella partita contro l'Egnazia, cioè una squadra che difende in avanti, che difende compatta, con i reparti molto stretti, un pressing che migliora sempre di più, un pressing alto, un pressing sincronizzato. Questo poi ovviamente, ragazzi, è una cosa che va collegandosi con la forma fisica. Se la forma fisica è al top, anche il pressing, se fatto bene, è al top. Quindi possiamo tranquillamente dire, ragazzi, che il lavoro di Conte si sta vedendo sempre di più, e bisogna completare l'opera col mercato, ragazzi. Devi prendere la punta, devi prendere un esterno destro, c'è da completare la rosa. Però dal punto di vista tattico, dal punto di vista del lavoro del campo, la mano di Conte si sta vedendo bene, e noi purtroppo a oggi siamo in netto ritardo. Lo ripeto perché è giusto secondo me dirlo, cioè il Napoli era partito bene, come ho detto ieri, però poi si è completamente arenato, e noi ci stiamo avvicinando alla stagione senza il centravanti e senza l'esterno destro. Ok, quindi dobbiamo muoverci, già siamo in ritardo secondo me. Poi ribadisco quello che ho detto l'altra volta: per me Zerbin è meglio di Mazzocchi, mi direi di più lui che Mazzocchi. Mario Rui, l'ho detto prima, l'ho visto molto scazzato, molto svogliato. Florunzo benino. Poi nell'ultimo quarto d'ora sono entrati anche Chedira e Mezzoni al posto rispettivamente di Kvara e di Lorenzo. Chedira però non si è messo sulla linea di Simeone, cioè non c'è stato il passaggio al 3-4-1-2, perché comunque c'era ancora Angorgia, però è rimasto il 3-4-2-1 con Chedira che faceva appunto il sottopunta di sinistra. Attenzione, non è entrato proprio Gaetano, 0 minuti, quindi questo potrebbe essere magari un segnale del fatto che Gaetano è vicino al Cagliari. E quindi ragazzi, questo è quanto per la partita, non c'è tantissimo altro da dire. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ditemi un po' un vostro parere sulla partita, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque Forza Napoli, e speriamo veramente che tutti i vari obiettivi che dobbiamo ancora prendere sul mercato vengano presi il prima possibile, perché qua il tempo stringe e siamo in ritardo.